Una delle prime riunioni della mia giunta sarà dedicata alla crisi economica. La promessa è del presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, che ha inaugurato a Foggia la 61esima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Vendola si è soffermato sullo stato dell'economia del foggiano ed ha spiegato che la crisi greca potrebbe essere una tragedia perché potrebbe avere un effetto domino sugli altri paesi. Penso, ha detto il governatore, che oggi sia il momento nel quale il Sud deve essere veramente in grado di accantonare le differenze politiche e poter mettere al centro la difesa degli interessi di questa comunità che è fatta di 20 milioni di cittadini meridionali che patiscono non soltanto gli effetti della crisi mondiale, ma anche gli effetti di una politica sciagurata che trasferisce poteri e risorse dal Sud al Nord. Il Meridione, ha aggiunto Vendola, deve imparare a volersi bene. Ad accompagnare il governatore c'erano anche il presidente della provincia di Foggia, Antonio Pepe, ed il sindaco del capoluogo dauno Gianni Mongelli, il quale ha parlato di necessarie misure di sostegno al reddito, di formazione e riqualificazione professionale a vantaggio dei lavoratori più deboli e socialmente svantaggiati o di quanti hanno sperimentato con insuccesso il ricorso alla cooperazione. Anche il presidente della fiera, Fedele Cannerozzi, si è soffermato sulla situazione economica della provincia di Foggia, parlando in particolare delle difficoltà che stanno attraversando l'agricoltura e la zootecnia e della necessità di aprire un confronto su questi temi con il governo centrale. La Fiera di Foggia resterà aperta fino a lunedì 3 maggio.